sono Alberto Menghi, lavoro per il Centro Ricerca e Produzione Animali che si trova a Reggio Emilia. Noi ci occupiamo appunto da 40 anni di produzioni animali, e in particolare io mi occupo del settore lattiero caseario e degli aspetti economici. Diciamo, in questo incontro proposto dalla Commissione Europea siamo venuti a presentare uno strumento che non è altro appunto che un sistema che permette agli allevatori e produttori di latte di fare un'analisi dei costi di produzione e della redditività. In pratica noi riusciamo a vedere quali sono i punti nei costi di produzione dell'azienda che possono essere migliorati e riusciamo a dare appunto dei consigli specifici su come si può migliorare e cosa andrebbe approfondito. Diciamo che oltre ai dati delle singole aziende noi abbiamo appunto un database di tante aziende che ci permettono di fare un confronto su dati reali, perché appunto quello che manca un po' nell'ambiente del settore lattiero caseario è proprio fare riferimento a dati reali, situazioni reali, soprattutto sulla redditività. Lavoriamo in diverse regioni, ovviamente l'Emilia Romagna è quella principale dove lavoriamo da circa 10 anni con questo tipo di prodotto, però abbiamo esperienze anche nel Lazio, in Veneto, in Lombardia e ovviamente quegli allevatori che hanno utilizzato questo tipo di sistema hanno trovato nel corso degli anni dei miglioramenti e anche in situazioni di crisi del settore lattiero caseario come quello di adesso possono essere strumenti che danno degli importanti risultati. La mia società IPTSAT sviluppa soluzioni per gli agricoltori derivando informazioni da dati satellitari soprattutto della costellazione Copernicus. Formiamo mappe per la vigoria della vegetazione, lo stress idrico direttamente via web e mobile. Quali possono essere i benefici che un agricoltore ha dall'uso di queste informazioni? Allora, intanto avere informazioni in modo, non dico quotidiano, ma diciamo ogni 7-10 giorni, informazioni su i suoi campi, il suo territorio, che gli permettono di prendere delle decisioni in tempo quasi reale. Quindi può cambiare delle scelte che magari in alcuni casi faceva prima in modo diciamo non del tutto applicato al suo terreno. E noi gli forniamo le informazioni veritiere in modo da cambiare eventualmente delle scelte in azienda, su soprattutto la fornitura di acqua, la fornitura di pesticidi o soprattutto di fertilizzanti. Bisogna essere dei tecnici per utilizzare queste informazioni o voi date all'agricoltore direttamente un dato che può usare subito? Allora, gran parte del nostro lavoro è orientato nel fornire informazioni per l'agricoltore, quindi funzionali alla sua capacità di leggerle e di interpretarle. Abbiamo cambiato paradigma, non è un dato che deve derivare dalla nostra conoscenza, ma deve servire all'agricoltore. Quindi il lavoro di semplificazione, mantenendo comunque la qualità dell'informazione, è stato basilare. Quindi a oggi abbiamo quasi un centinaio di agricoltori che a differenti livelli usano le nostre mappe o da telefonino, da mobile o entrando in un sito web.